nel Padovano è stata alluvionata, no? È stata inondata. Lei che cosa fa? Io produco zanzariere e tende al sole. Che cosa le è successo? Niente, noi siamo stati alluvionati il 2 novembre 2010 e praticamente da quel momento là ci siamo trovati a terra. Abbiamo perso le aziende, abbiamo perso la casa. Io sono stato alluvionato in due parti, sia a casa e sia in azienda. Abbiamo avuto tanti aiuti a parole, specialmente dalla Lega, e questo mi fa dispiacere anche perché io ho votato la Lega e credevo fermamente nella Lega. Abbiamo visto invece che gli imprenditori del Veneto si sono dovuti arrangiare e tutto quello che è stato detto in televisione, solo demagogia. Gli alluvionati del Veneto non hanno ricevuto praticamente niente, il 75% di zero, e quel poco che hanno ricevuto lo dovranno anche restituire qui a luglio. Lei è stato leghista? Ha votato Lega? Si considera leghista? No, io non sono un fanatico, non sono... L'ha votata la Lega? Io ho votato Lega comunque. Perché? Perché non trovavo altro partito che potesse darmi un po' di sicurezza. Ero convinto della Lega. Vuole dire qualcosa a Salvini? Cosa posso dire? Che secondo il mio punto di vista la politica oggi deve cambiare faccia, deve cambiare specialmente i volti e deve mettere in piazza i giovani. D'accordissimo. Bravo. Grazie. Bravo. Salvini, c'è un problema di credibilità vostro che si è spalancato dopo questa crisi? Voglio tornare alla crisi della Lega, no? Trovarsi di fronte a questi imprenditori che vi hanno votato adesso che è uscita fuori la storia delle Porsche, la storia delle spese per la famiglia Bossi, la cartella The Family, no? Come si fa? Guardi, mi permetto e spero che entro mezzanotte, quando dovrò andare via, ho mandato, ascoltando la testimonianza degli imprenditori di Bovolenta, ho mandato dal telefonino un messaggio a Luca Zaia per avere aggiornamenti, per dare una risposta che non voglio dare a Vambera. E quindi spero di poter... Aspetti, non la sento così. Dica. Se lei urla non la sento. Signor Salvini, a me il governatore Zaia ha mandato addirittura la finanza per farmi il controllo, ha capito? Io che ho subito un'alluvione non voluta e non cercata, e non è stata un'esondazione, ma è stata una rottura per salvare Padova dall'alluvione, ha capito? Io mi sono ritrovato alluvionato a casa, in azienda, e il signor Zaia mi ha fatto anche il controllo alla finanza. La finanza la doveva mandare a lei e al suo partito, ha capito? Che lì c'è il verso, non da me. Mi scusi. E le dico un'altra cosa. Mi scusi. Se fa una domanda attenda una risposta, altrimenti si risponde da solo. Un attimo, scusate, però. Sto cercando di aiutarla, si batte le mani da sola. Guardi, allora, se vuole. Del governatore Zaia io ne faccio a meno, perché io sono andato di persona. No, allora, mi scusi. Ho rappresentato 3.600 famiglie. Posso parlare? Ho chiesto aiuto, abbiamo bisogno di soldi. E loro ci hanno parlato solo a parole, ha capito? Perché i soldi ho fatto io il mutuo in banca. Posso parlare? Salvini. Posso parlare? No. Salvini. Per correttezza. Ti faccia vedere il messaggio che ha mandato a Zaia a questo punto. No. C'è, ha risposto Zaia? Al telefono. No, c'è il governatore che sta telefonando. Scelga lei, se rispondo a lui. Ce lo mandi, abbiamo Zaia in onda. Allora, mi dica. No, mi scusi. Se dobbiamo fare lo show, facciamo lo show. Se provo a cercare di dare una risposta chiamando a mezzanotte, alle 11:30, il governatore tirato in ballo, che magari mi dice sì, è vero, c'è questo problema, c'è quest'altro problema. Se invece lo stiamo chiamando il governatore Zaia, ci farebbe molto piacere se volesse dire la sua adesso. A questo artigiano, naturalmente. Datemi un secondo. Luca. Questa è una scena meravigliosa. Ti posso far telefonare in diretta? Qui siamo nell'interattività pura, insomma, io sono senza parole. Miracolo di Piazza Pulita. Ti faccio chiamare al volo. Allora, non lo do in diretta per evidenti motivi, cercando di dare una risposta
e di risolvere un problema. Se volete, Luca Zaia ha detto fammi chiamare subito. Se vuole, se ha il numero del telefonino, glielo do fuori onda, evidentemente, per dare una risposta. Se dobbiamo fare il cinema della politica, gli dico no, è vero. Se vuole una risposta dal governatore del Veneto, chiamatelo adesso. Mi scusi, ma non ci può far chiamare dal governatore? Ora gli facciamo... No, ci manda alla regia un numero di telefono senza darlo ovviamente al pubblico. Chiedo alla regia di aiutarmi. Il governatore c'è? Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, ci dica un po' cosa risponde a questa denuncia dell'imprenditore di Bovolenda. Guardi, lei mi deve perdonare, io non ho sentito, mi hanno riferito, me l'ha riferito Matteo Salvini. Sì. E io ringrazio per la disponibilità. Posso dire solo questo rispetto all'alluvione. Noi abbiamo avuto un'alluvione nel novembre 2011. Nel novembre 2010. Abbiamo avuto 10.040 pratiche, quindi 10.040 aziende o famiglie che sono state alluvionate. Abbiamo avuto nell'argezione di 371 milioni di euro e ad agosto 2011, quindi dopo 8 mesi, 9 mesi, fate voi il conto, abbiamo chiuso tutta la contabilità, cioè definito ad ogni posizione cosa sarebbe spettato. E da quel punto peraltro io ho ceduto il passo al prefetto Stancari che sta continuando in questo lavoro e abbiamo detto a tutte le amministrazioni comunali di erogare secondo quanto previsto. Cosa è stato previsto? Il 75% a piè di lista per le imprese, il danno effettivamente subito, e il 75% con un massimo di 60.000 euro per le famiglie. Le devo dire che questi sono i parametri di legge. Qualcuno mi ha detto che si è detto anche che si manda la finanza non si manda da nessuna parte. Abbiamo però fatto una convenzione all'inizio con la Guardia di Finanza affinché comunque ci fosse una collaborazione nel controllo delle tantissime pratiche, 10.040 pratiche non sono poche. Quindi la disponibilità dei fondi c'è, ed è già stata stabilita. Sì, sì, è facoltà dei comuni elargire i fondi a seconda di quante poi ricevute ognuno porterà. Nel fatto specifico, se mi fate avere il nome e cognome dell'impresa, voi siete una trasmissione seria, alla prossima puntata vi chiederò al prefetto Stancari di fare una relazione rispetto a questa impresa. È soddisfatto? Ha sentito il governatore? Se posso chiedere, ma io sento malissimo. Aspetti, è soddisfatto del... No, se posso fare una domanda al governatore, prego, velocemente. La farei volentieri. Io vorrei capire, signor governatore, come faremo noi a avere il 75% che lei sta dicendo, perché a me non risulta che sia così. Siccome io i conti ce li ho in mano e fra qualche mese dovrò anche restituire quelli che lei mi ha prontamente dato, perché dove c'è da riconoscere qualcosa io la riconosco, lei è stato uno dei pochi a averci fatto almeno quel 30% che abbiamo ricevuto, l'abbiamo ricevuto dopo 50 giorni dall'alluvione, per cui credo sia una cosa storica e questo va riconosciuto secondo me a lei. Però il 75% che si va dicendo in giro non è la verità. Perché con i preziari, con quello che avete fatto, il 75% lo porterà a casa nessuno, anzi, sarà il contrario, restituiranno tutti i soldi. E questo è quello che succederà. Zaia, rapidamente, governatore? Sì, guardi, rapidamente si va male a rispondere, però dico, precisando che chiariamo la posizione anche del singolo, dico che il 75% è esattamente il calcolo che abbiamo fatto sul denunciato. Il signore ha citato i preziari, perché c'è un dibattito sui preziari, perché giustamente l'Assemblea, che ha coinvolto anche i sindaci, ha deciso che ad esempio il preziario stabilito non prevede che noi paghiamo il televisore di casa a 600 euro di base, ma è stato stabilito che i televisori si comprano anche a meno soldi. Per quanto riguarda le imprese, c'è un dibattito molto acceso sulle imprese per un altro motivo. L'Europa e la legge ci dice che noi dobbiamo pagare il valore di mercato del bene rovinato, che è il macchinario. Le imprese ci dicono pagatecelo a nuovo, ad esempio, e quello non funziona così. Se tu fai un incidente in strada con la macchina, l'assicurazione te la paga per quello che valeva, non come se fosse stata nuova. Va bene. Siamo qui ad applicare una legge, però mi fa piacere che l'imprenditore abbia ricordato l'efficienza del Veneto. Presidente, le faremo avere ovviamente il nome di questo imprenditore, le generali...